Ciao a tutti gli amici di Made in Vino, e siamo qui con Christian, amico e sommelier. Ciao. Di Made in Vino, ad assaggiare un ottimo vino rosso per voi. La Massa, siamo a Panzano in Chianti, nel cuore della zona del Chianti Classico, è annato 2010, 14 gradi per un uvaggio molto interessante. Infatti abbiamo Merlot Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Alicante, che vedrete e sentirete che è un vino molto molto particolare. Fantastico. Vediamo nel bicchiere. Beh, direi, che bei colori rosso, rubino fitto e di struttura, consistente. Molto invitante questo sì, rosso, cioè, sì, proprio sì. Dall'aspetto visivo invita. Fa venire voglia di gustarlo. Direi molto intenso. Bellissimo. Persistente anche. Molto persistente e ha tantissimi riconoscimenti. Il mirtillo. Sì. È anche un fiore. Il mirtillo nero, sì. Cosa senti di fiore? Viole, per esempio. Molto. Beh, esprime tantissimi frutti, probabilmente le more, direi anche qualche ciliegia, qualche amarena. E a queste note finali anche particolari. Particolari e matiche, sì, che ricordano un po'. Sanguigne, eh? Un po' sanguigne. Esatto. Beh, direi secco, caldo, morbido, avvolgente. Un vino pronto da bere, ma durevole anche. Sì, assolutamente sì. Sì. Direi che come 14, massimo sì. 16 gradi. 14-16 gradi, non di più. E la cucina dei curiosi cosa consiglia a filo? Consiglia di dei gnocchetti piccolo parecchio. Che saranno magari con un po' di bianchi, patate e rossi. Con un po' di pomodoro. Comunque visitate il blog La cucina dei curiosi per vedere un po' la ricetta perfetta. E amici di Made in Vino, ricordate che andando su madeinvino.com a soli 19,90 potrete degustare e diventare sommelier anche voi. Ciao, cin, grazie. Ciao.